ci piace il mango. Guardate Laurentiis che va a giro nudo. Ma che cazzo? Sì, questo è più. Bentornati nel 24esimo episodio della serie di The Escapist. Non la portavo da tantissimo tempo perché purtroppo con il problema del fisso che mi si era rotto non avevo i salvataggi sul portatile e di conseguenza non riuscivo a giocarci. Oggi siamo pronti a concludere il piano che avevamo fatto nell'episodio precedente che trovate in descrizione, sperando che vada tutto bene. Che dire, buona visione. Non gioco da un monte di tempo, quindi sono decisamente arrugginito. Una cosa però la so, mi avete detto che non devo fare una barca per scappare da questo posto. E per quanto mi possa sembrare assurdo, avete detto che è così. Non so se me l'avete detto per farmi impazzire roba del genere. Però in poche parole, questa è la giungla. La prossima sarà l'isola dove bisogna scappare. Quindi, noi non la facciamo e vediamo un po' cosa succede. Ora, io ho nell'inventario un botto di roba proibita e dovrò farla sparire il prima possibile. Però ricordo male, questa crowbar doveva diventare un piccone, ok? Quindi mi servirà sicuramente un pezzo di legno che ho a sfare, perché sono accanto alla falegnameria. Prima però non posso passare quel dannatissimo coso che sarebbe il metal detector, perché devo lasciare le corde e le robe proibite all'interno del cesso. Andiamo a mangiare. Vi ricordo che il nostro piano era quello di passare da appunto dalla libreria. Ora sediamoci e mangiamo. Nessuno che vende qualcosa che potrebbe essere utile. Vabbè, noi pazientiamo, ovviamente. Alternativamente al mio piano, avete detto che potrebbe essere una cosa interessante anche quello di scavare sottoterra e provare a fare un tunnel lunghissimo che piano piano ci porta fuori. Non so se è fattibile e non so quanto ci metteremo, ragazzi. Ora dobbiamo valutare tante cose. Ho 3 lettere per Pig, una per Albus Silente. Albus Silente è quello che sta qua fuori, quindi il problema non si pone. Oggi consegno praticamente solo a loro. Tieni Albus, tieni anche quest'altra. Troviamo il porcellino Pig, dove è andato a finire. Qui c'è la Hunsicker per terra con un mango e un calzino. No ragazzi, il mango non c'è mai stato. Fate quello che volete, ma non esiste il mango. Però il glass shank da Wilson quasi quasi lo rubo, potrebbe far comodo, considerando che il combo blade fa abbastanza cagare. Lascio una lettera di Pig, tanto ne ho tantissime. Faccio a cambio con questo. E già che ci siamo, ti lascio anche il combat blade. Almeno ti beccano e ti fanno il culo. Lo hacker vende un file. Molto ma molto bene. Questa ci serve, dobbiamo prenderla. E dobbiamo andare anche a prendere un pezzo di legno. Però prima Pig, devo trovare Pig ragazzi, assolutamente. Cosa ho fatto? No, ho comprato la lima, non dovevo farlo. Allora, Pig, vieni di qua, bravissimo. Queste sono le tue lettere, i tuoi parenti ti scrivono e dicono che sono contenti di averti lasciato in prigione. Beccati anche questa. La lima non la portiamo di là, col cavolo, noi entriamo qua dentro. Entriamo qua dentro e cerchiamo di lasciarla dall'altra parte del muro. Tanto considerando che il sail non ci serve più, potremmo anche non preoccuparcene, no? Che ne pensate? La leva il wall block da qui, lascia quello per terra. Rimetti il poster qui al suo posto. Oh, rimettilo a posto. E potrei venderlo così allo hacker. Tieni, pezzo di muro, così a caso. E noi ci mangiamo il mango, perché ci piace il mango. Bonolis sta picchiando Pig perché gli ha detto: solo tu ricevi sempre lettere, eccetera. Vabbè, pazienza. Abbiamo bisogno dello scotch, ragazzi. Vi prego, datemi dello scotch. No, non il cocco, lo scotch. Albus Silente aveva un pezzo di legno qua dentro. Oh, e anche il mio bad dummy. Aspettate, il bad dummy lo risistemo lì, che potrebbe essere utile. Neanche l'ombra di un pezzo di scotch. Madonna, se non apro una cartolibreria qua dentro, guarda, è tempo di esercizi. Dobbiamo, mi sa, andare prima di attirare la loro attenzione. Non mi guardare, ti prego. Arrivo, arrivo, sto andando. Opla! Io si comincio qua. In questa palestra i nostri muscoli non valgono niente. Rispetto alle altre che eravamo di super bodybuilder, qua facciamo schifo. Carlo Conti è sempre pronto a mettere zizzania. Guarda. Ha picchiato, chi ha picchiato? Pig, di nuovo. E allora ce l'hai con lui. Mangiamo sia il mango e sia la cioccolata, visto che riescono a farci abbassare la nostra fatica. Quasi quasi ci faccio un pensierino all'idea di scavare sottoterra e farmi il tunnel fino a fuori, È più sicuro di passare da sopra, questo è proprio ma sicuro, cioè. Sapete cosa serve a me? La divisa da guardia, per forza. Quindi mi servirebbe dell'ammoniaca e dell'inchiostro, oppure picchiare una guardia. Senza l'arma che shotta in un colpo non penso proprio di riuscire a sostenere le botte con una guardia, quindi dobbiamo aspettare per ora. Sia Albus Silente che Pig vogliono una distrazione al pranzo pomeridiano, al pasto pomeridiano, quindi
Mancano 4 minuti, mettiamoci già qua a sedere. No, non è alle 16, a che ora è? Voglio andarmene di qua. Nessuno ha né l'ammoniaca né l'inchiostro, quindi non so veramente come fare. La divisa da guardia mi serve, perché sennò col cavolo che passiamo il posto di blocco, eh. Evening meal, andiamo a fare un po' di soldi, eh. Sperando che non ci becchino. Appena siamo tutti qua faccio una bella distrazione. Botte, oh sangue, sangue. Devo farlo anch'io, aspetta, devo farlo anche io. Via, soldi, soldi, via. Ah, non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare. Vaffanculo. Vabbè, dai, ho guadagnato $21. Se io, scusate, faccio così, intanto posso unire questi due pezzi e trasformarli in unico solo. Ok, perfetto. Manca veramente solo lo scotch. Solamente lo scotch del cavolo. Il dispensatore di lettere a giro per la mappa è tornato, guardate. Sono qui a buttarle tutte qua e là. Peppa, tieni ancora. Manca giusto l'ultima. Best lavoro ever. Un cazzo da fare tutto il giorno. Qui da me sta scendendo un temporale della Madonna. Ho $160. È possibile che non posso usarli? Mango, solo mango. Tutti che hanno il mango. Lo so che ho la piuma. Oddio, aspetta! L'inchiostro io ce l'ho, c'ho anche le carte. Chi è che voleva le carte? Peppa è a lavorare, aspetta che gliele porto. Vieni, dammi un po' di soldi, altri $19, così posso accettare altri impegni. Lo hacker, per esempio, ha una lima. Potrei prenderla e prendo anche il POW outfit che fa copia. No! Mi hanno sparato. Ho perso la lima. Porca cagna. Non puoi rubare un oggetto a un detenuto che ti saltano addosso e si accollano, cazzo. Mi serve un tube of blanch e non ce l'ho. Oppure fermi tutti. Posso uccidere una guardia, ragazzi. Posso uccidere una fottutissima guardia. Rubargli la divisa e chiuderla dentro. Aspetta, eh. Se io vado all'interno di una cella che non è mia, dovrebbero venire a controllare che cosa sto facendo, se non sbaglio. Vieni, vieni pure. Vieni qui. Guarda dove sono. Scemo, guarda dove vado. Guarda. Ma sei stupido. Vieni qua dentro. Vieni. Muovi. Oh, ma coglione. Ma non ci posso credere. Vabbè, vaffanculo, eh. L'ammazzo qua. Gli rubo la guarda outfit e me ne vado. Via, 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 via. Mettiamola nel cesso al posto di una corda. Tanto la corda non mi serve a niente. E la corda la buttiamo qua per terra, va. Spero solo che non mi picchi, non mi picchiare, non mi picchiare. No, Laurentiis, dai, non ho fatto niente di male, ti prego. Sei qua fuori e tu non entri, invece non entri, Bastardone che non sei altro. Non puoi rifartela per sempre con me se ti ho ucciso una volta. Cioè, ucciso, come devi dire. Ti ho tirato una cosa di cioccolato addosso. Ho fatto un favore. Guardate Laurentiis che va a giro nudo. Prima di andare a letto controlliamo tutto ciò che vendono, perché da un momento all'altro, boom, potrebbero cambiargli la roba che hanno. Pa-pa-pa, noi domani forse ce ne andiamo. Temo di aver bisogno di due picconi per andarmene da qua, perché purtroppo un piccone butterà giù un muro, ma ce ne sono due da passare. Andiamocene a dormire, tutti tranquilli, via, si dorme. Rimetti il bed dummy a posto, fa vedere se al bus... Oh, cazzo, qua il bus silente di merda. Ragazzi, guardie, guardie. Albus silente vuole farmi un incantesimo, uccidetelo! Ah, te lo meriti, schifoso! No, non volevo farlo, però è in compenso guadagnato soldi. Cioè, mi ero dimenticato che mi avrebbero sparato, però la Morning Roll Call è stata distrazionata. Wilson vende le riviste pornografiche e basta. Quando è che venderanno uno scotch? Dovrai pure attaccarle al muro queste riviste, o no? Dai, Albus, alzati che voglio acquistare da te un bel nulla. Perché non hai niente, ho perso il mio glass shard. Oggi fotte sega di tutti, ragazzi, eh. Io voglio assolutamente lo scotch. Ora vieni a cercarmi, Merdosa che non sei altro. Si picchiano sti cazzi, controlli. E vabbè, ma lasciami in pace un secondo. Ma cosa vuoi? Ma che due palle. Ora che ho finito il mio lavoro sarà bene che mi lasciate in pace, eh. Io voglio ciancicare nelle feste altrui. Secondo me è una mezza mafia contro il sottoscritto. Non è possibile. Fatemi controllare che la divisa da guardia ci sia ancora. Sì, meno male. Tutte queste foil dovevano essere usate con lo scotch. Cioè, capite l'importanza di un pezzo di scotch? Come tempo di esercizi li ho fatti finora, Marimma Maya. Ricordiamoci che devo fare la distrazione per Albus Silente, eh. Quindi tanto vale arrivare al massimo di fatica e dopo farsi sparare. Tanto mi sparano sicuro. Via, io ci sono, non sto facendo niente di male. Oh mio Dio. Dai, dai, uno dei due allo scotch. Me lo sento, questa sensazione dentro lo stomaco. Peppa non ha bel niente. Dimmi che ce l'ha lui. Neanche lui. Riposiamoci, come se non ci fosse un domani. Così si abbassa la fatica. Io non riesco ad andare avanti, ragazzi. Senza lo scotch non posso fare nulla. Zitto, zitto, intanto io mi sto facendo i miei muscoli, eh. Come ho detto prima, voglio tornare il palestrato di una volta. Carlo Conti spaccia le piume anche lui. Minchia, piume infinite, ma picconi neanche l'ombra. A questo punto ho una mezza idea per la notte. Cioè, ci conviene forse
andare a spaccare il muretto con le forchette, cioè non so come fare. Prendi le forchette dal cosino, così la gente mangia col cucchiaio qualsiasi cosa c'è da mangiare. Immaginatevi gli spaghetti col cucchiaio, buoni da essere. Ci posso provare, prendo la divisa, me la cambio all'interno della libreria e dovrebbe andare tutto bene. Però ho paura che mi becchi, mi becca il metal detector, non si può fare. Posso provare a lasciare le forchette qua dentro, toh, così magari in futuro mi servono. $250, cioè io non ho mai avuto così tanti soldi. Pig è talmente stupido che ci ha commissionato due volte di fare la distrazione al breakfast. Soldi facili per Step. Ma che cazzo? Distrazione per Albus, ok, allora facciamolo entrare. Prendiamo subito i soldi, così esco e rientro immediatamente. $280, cioè io sono straricchissimo, non so più cosa fare. Cioè tutte distrazioni, soldi infiniti. Ma cos'è che tutti vogliono la distrazione al Morning Roll Call? Un palumpa Peppa Pig e di Caprio, cioè... Tutti qui vogliono scappare senza il sottoscritto, mi sa, perché non è possibile sta cosa, se no, La Muncy che c'ha lo scotch! Oddio! Oddio, no, devo mettere la porta da qualche parte. Metti lo scotch nel cesso e fate ammazzare, fai quello che vuoi. Oddio, ragazzi, mi miracolo, si fa qualcosa, forse. No, no, non ti fa beccare, non ti fa beccare, non ti fa beccare, non ti fa beccare, no, 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 non ti fa uccidere, non ti fa uccidere, no, no, lasciami in pace. Maledetto stronzo, Jerry Scotti, ma vai a cuocere il risotto e non mi rompere le scatole. Io non cederò al tuo bancarello, bastardo. Devo stare in questa zona, ragazzi, se no sale l'attenzione delle guardie. E non posso permetterlo, no, 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 lasciami in pace. E te l'ho detto, te l'ho detto, te l'ho detto, dormi, dormi, dormi. Non può uccidermi. Sto dormendo. Sì, e schiva pure la morte, mamma mia. Ragazzi, siamo riusciti a prendere un pezzo di scotch e a fare il Tulend. Quindi domani probabilmente avremo il piccone per scappare da questa prigione. Il che significa però che dovete aspettare il prossimo episodio, che probabilmente sarà il definitivo. Se riuscissi a trovare un altro scotch, sarebbe perfetto. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo di spolliciare, se non avete fatto iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Guarda sempre tutto.